seguire il canale. Grazie per il follow. Grazie mille, Vivi Manolia. Ciao e grazie per il follow. Allora, un attimo solo e arrivo subito. Benvenuto, grazie per il follow. Giusto, giusto in tempo. Un saluto a tutti e benvenuti al nostro appuntamento con Range Simulator. Quest'oggi andremo avanti con la carriera e cercheremo di andare avanti e quindi poter continuare a guadagnare e ad espandere il nostro range. Un attimo di pazienza e arrivo subito. Eccoci qua. Allora, adesso la prima cosa che farò è quella di andare a vedere se si riesce a trovare un po' di cacciagione, nell'attesa poi di acquistare l'attrezzatura per poter appunto fare il formaggio. Hi everyone, welcome to our week stream. Today we will go on career here on Range Simulator. Now I'll do first a check if is there if there is anything to hunt. Before try to buy to buy things that will allow us to produce cheese. And we will earn a lot of money. So now let's go. And yeah. We will try to buy any furniture. But first, let me check. Now we will go at the Emporium to buy some bullets. In effetti mi sono accorto di essere praticamente a corto di munizioni e quindi ora tocca ovviamente rifornirsi e poi andare a vedere se riusciamo a trovare qualcosa.
Allora, vediamo un po'. Allora, 260. Ma poi, all'hardware store bisogna andare a comprare. Mi sa che rischiamo di rimanere a secco. Vabbè, vediamo prima. Al limite questo lo acquistiamo poi in un secondo momento. So, I was thinking that I should buy a cooking point for camping at the hardware store, but I'm not sure to have enough money. So I will do this after. Speriamo di trovare qualcosina e poi dopo iniziare a produrre formaggio. Produrre formaggio e quindi permettere di evitare di andare a caccia e iniziare anche a guadagnare il giusto, visto che ho acquistato anche una mucca. So what my goal is that I will produce cheese, avoiding to hunt. Diamo un'occhiata in giro prima di voltare le spalle. We have to take a look around here. Eppure in quel punto lì c'è un calo di fotogrammi incredibile. In that point FPS will decrease so much. I don't know why. Run, baby, run, baby, run, baby, run, baby,
run. Oh mamma. Colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro che si iscrivono al canale qui su Twitch e seguono anche il canale YouTube qui su Twitch. Grazie ovviamente per il follow, per i vostri messaggi durante la replica. Vi prego di scusarmi qualora durante la replica non sempre sono alla postazione, quindi non potrei non riuscire a rispondervi. Di questo vi chiedo scusa e vi chiedo di avere un po' di pazienza. Poi so I want to say thank you everyone for following the channel, for leaving a message and for the bits. I apologize if during the night time here in Italy when I start the replay of my week live stream, not heaven. I give you an answer in chat, so I apologize for this. But if I read your message, I always give you an answer in chat. So please take patience for me. Thank you. Vabbè, detto questo, è sceso pure un po' di foschia qua e direi di prendere il tutto. Ah, dimenticavo, offline poi mi sono andato un po' avanti con i lavori, quindi ho acquistato una macchina, un'automobile che mi permettesse di trasportare la mucca. So off camera I bought a car that allows me to transport cow. So I bought one cow and a car. Now let's go to sell the hunt meat. Prima che di fare altro andiamo a vendere a prescindere la carne della cacciagione, perché al momento le finanze sono un po' scarsine. Vediamo quanto costa il fornello. So I must sell the meat hunting. I need money. 125. Qualcosa la recuperiamo.
Ok. Quanto mi resta? 58. No. Devo prima vendere la carne e poi venire qui ed acquistare la pentola. So I must first of all sell the meat, hoping for a big multiplier. Lasciamoli stare. Niente, nothing. Nice. Ottimo, 240 dollari, perfetto. Così posso andare anche a comprare la pentola. Now I can go to buy Recipt. The pentola is on the table. Atiana. Atianella. Allora vorrei acquistare pezzi di metallo, ma non mi conviene. In questo momento no. I was thinking to buy steel bars, but in this moment I can't buy other things. Allora no, andiamo prima alla stazione di servizio. Let's go at the gas station first. Then we go back to the ranch. Rabbocchiamo sia la latta sia la tanica che il mezzo. Let's refuel the tank and the little car as well. Thank you. Grazie. So you will use effect here
on the live stream for free. There are a lot of sound for free, and just one that use bits. If you want to support the channel, I will be very honored. So, okay, andiamo al ranch. Let's go back. The sun is coming out. Allora. So. Sono nate anche i maialini, newborns here, little piggy, i pucciolucci, i maialozzi piccolini sono nati, ecco qua. Allora, Caroline, dove sei? Bella zio, vediamo un po' se mi dai per la gentilezza di dare un po' di lattuccio. Brava, thank you for the milk. Ok, grazie, thank you treasure, grazie tesoro. Allora, dato che al momento sono, al momento non ho intenzione di costruire la casa, al momento costruirò un tavolo di legno e lo metterò dove attualmente la gallina. So at the moment I don't want to build the house, so I will place a table here at the moment. 4, ok, rabbocchiamo. Ok, I will build a table here. Costruirò un tavolo. Eccolo qua. Dove al momento a costruirle, a utilizzare per iniziare come laboratorio e poi quando
le finanze lo permetteranno. Allora, costruiremo qualcosa di nuovo. So at the moment I will not buy the house because I want to do first of all I want to gain and give a better I will focus well before building or buying other things. Vediamo un po'. Acqua 18 e T. Ok, here it's ok, but it's not so clean here. Insomma, ho notato che il livello dell'acqua è buono. Guarda, l'ha fatto davanti a me. Ciao. Maschietto. Ok, allora tu, vediamo un po' se hanno lasciato qualche altra cosa. Ecco qua. Ok. Al momento vorrei prima assicurarmi di fare progressi e poi dopo. Eventualmente più avanti. Ok, per il momento lo lasciamo lì. Vediamo un po' se il ristorante ha bisogno della caiata. Let's check at the restaurant if he needs something that I have in this moment. Caio, Tizio, Caio e Sempronio. Boom, 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 poroborum. No. Let's check again if there is anything
to hunt. Vediamo se c'è qualcosa da cacciare. Opla. Dopodiché forse è il caso di costruire un laboratorio dove poter preparare i formaggi. So I think that I should build a laboratory where I will prepare cheese. Guardiamoci intorno. Qui c'è un calo di fotogrammi incredibile. Cosa ci ottengo? Ecco qui. C'è un calo incredibile di fotogrammi. There is a low phenomenon of lowering FPS in this area. Maybe it's quite quite heavy here. Ho installato nel riquadro The Sound Alert. La maggior parte sono tutti gratuiti, tranne uno da 5 bit. Se qualcuno di voi durante la live vuole, insomma, farmi sapere che è qui, mi farebbe enormemente piacere che usaste quelli lì che più vi piace. So I would say that I installed a sound alert. The majority of them are free, so please feel free to using them for making me feeling that you are here and you are watching and appreciating this very small streamer, or I'm just trying to be a better one. Thank you for the follow, thank you for the message, thank you for the bits. If you are watching this video and you will typing in chat and you will see that I am not answering you, I would inform you that maybe this is a replay of my weak stream. So please leave a message, feel free to leave a message, and then if I will be, when I'll back, I will be very happy
to give you answer. So I'm so sorry if I will seem impolite. I will assure that this is not my intention. Grazie ovviamente a tutti voi per il sostegno. Grazie per il follow, per i messaggi in chat e per i bits, per il sostegno. Ho installato una sound alert con la maggior parte dei suoni gratuiti, tranne uno, per cui insomma sentitevi liberi di farmi sentire che siete in chat, ecco. E se vi accorgete che non rispondo mentre state guardando questo o altri video, e perché magari in orari notturni inonda una replica, quindi sentitevi liberi di lasciare un messaggio e io poi, appena li leggerò, vi risponderò. Ovviamente molto probabilmente non riuscirete a vedere la risposta, però sappiate che vi risponderò a tutti in maniera educata, ovviamente. Grazie ancora. Allora, ci stavo ripensando. Io vorrei costruire un laboratorio per preparare i formaggi. I would build a laboratory where to processing milk for making some cheese. So let's see where to place. Maybe here. Let's check. Vediamo un po' in mezzo agli alberi. L'apertura io la farei verso qua. Ok, allora. Uno. Due. Mi sa che c'è troppo poco spazio qui. Not enough space. Sorry. Non c'è abbastanza spazio. Forse se lo costruissi qui non sarebbe male. Qui dietro. Vediamo un po'. Allora. Allora, poi parete, wall, another break in the wall. No. Thank you.
Mi faccio un'altra finestra qua. Another window here. And then I have to build the wall. The wall is here. And the wall here. Quasi quasi faccio un altro ingresso di qua. No. I was thinking to build a second entrance, but it's not a good idea. This is not a good idea. This is a worst idea. Not, maybe not here. It's not the right place. Let's try again. Proviamo qui. No. Four by four blocks. Uno, due, tre, quattro. Ok. Allora, vediamo un po'. Quasi quasi fare un'altra fila. E qui costruirei un muro basso. So, I add another piece. Because I want to build a low wall here. Allora, vediamo un po', giusto così. Vediamo un po' la scala dove si può posizionare. Scale per fondamento. Ecco qua.
sono 4. Se io mettessi un'altra fila, con la quinta fila, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ok. Quindi così, this way I will have the stairs in the center of the building. Questo dovrebbe essere il ballatoio. Allora, scale, stairs, allora poi iniziamo un po' a costruire qualcosa. Let's start building. Non mi piace. Meglio qua. Allora facciamo due finestre frontali, two front windows. One here. One here on the side. And another one in correspondence of the main entrance. E adesso andiamo avanti e costruiamo i muri. No, we go on placing or building the walls. Another break in the walls. Pensando di fare un'uscita secondaria. Allora, vabbè, iniziamo a mettiamo il muro eventualmente. Modifichiamo. I was thinking to place a secondary entrance, but I don't think at the moment will be the best. Thing to do. Aspettiamo che... ecco qua. Aspettiamo che si facciano le 8 e poi andiamo a dormire. I'll wait
that? O'clock will come in game and then I'll go sleeping. I got sleep. Babaka kuka. Perché poi bisogna mettere davvero molto molto legno. We have to go sleep first, then we have to cut a lot of wood. Andiamo a dormire. So now I have to cut wood. So I'll beat the small trees. Adesso per il momento utilizzerò i tronchi degli alberi, questi qui più piccoli, perché al momento diciamo che a proposito continuiamo a un attimo a progettare. Porto un attimo i pezzi, anzi mi rendo proprio la macchina e iniziamo a ma qui c'è un albero che entra in casa, però quindi quasi sicuramente dovrò abbattere l'albero. Vorrei evitare. Vediamo un po' come possiamo. Sì, una volta costruita la parete, andrà in qualche modo a infastidire e quindi rendere meno realistica la costruzione. In quel caso, allora, andremo ad abbatterlo solo in extremis. So, I was thinking and talking about the tree that is here, near the building. And I have to see if foliage will impact with the structure. If that will not happen, I will keep the tree where it is in case of impact or unreal effect. I will beat it. So beat it. So beat it. Beat it. Beat it. Beat it. Oh no no no. Beat it. Beat it. No 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 no. Turn 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 turn. Just beat it.
Just beat him, beat him. Ok. È veramente difficile. Ci sarà veramente tanto, tanto da lavorare per costruire il nostro laboratorio. We'll need a lot of hard work for building our cheese laboratory. Ma nato sola, più bello è di o solo mio, sta in fronte a te. Thank you for the follow. Thank you so much. Welcome to the channel. Welcome to the live stream. Così almeno se qualcuno durante la replica si iscrive, almeno, come dire, virtualmente ha il mio benvenuto. So, welcome to the channel, welcome to the stream, thank you so much. I am saying you thank you and saying you hello, in case if you are watching the replay of my live streaming during the night time, and I will I am just thinking say thank you and say hello, welcome. If it is virtually, please accept this virtual salutation. Distingue saluti. Allora qua c'ho una montagna di legno. Allora adesso però costruiamo il pavimento. Now we must build the stair. Sorry, the floor is the top. Allora, oh, qua non ci va. Perché? No, allora questo è uno spazio che devo lasciare libero per la scala. I must leave VVVV Manolia ha appena iniziato a seguire il canale. Grazie per il follow. Grazie mille. Benvenuti a tutti. VVV Manolia. Grazie mille. Thank you so much. Allora, adesso qui tocca lavorare
ma di brutto. We must work hard. Because our structure is very, very huge, huge, so grazie ancora a tutti per la fiducia che state dando al canale, ed è grazie a voi se questo canale sta crescendo. I want to say again thank you so much for following this channel, because if this channel is growing up is to you. You that follow this channel, you that type a message in the chat, and you that give an help, a support with the bits. Thank you so much, everyone. If this channel is growing up, it's you, it's your it's my honor, it's you. Thank you, grazie. Iniziamo un po' a studiare come meglio posizionare la scala. We will study, try to figure where and I have to build the stairs. Thank you.
Sì, si può fare. We can do. Poi andremo ad apportare eventualmente correzione. Allora, sta scala qui non mi piace. I don't like so. No, sta troppo a mezzo. Allora, vediamo un po'. Potrei provare a metterla in un angolo tipo qua. Ok, senza volerlo ho tagliato quelli che volevo. Questo pure è abbastanza stretto. I am making a passing way. Questo qua. Questo qui mi sa devo abbatterlo. Sì, mi sembra che così potrebbe andare bene. Should be so good. Allora diamo un'occhiata un attimo qua agli animali. Let's take a look. Due di sette, 6 di 7, abbiamo 2 giorni di autonomia. 6, 7, we have 4, quite good autonomy for food. Qua ci sta. Ok, ok. Let's check for the cow. Signori, buongiorno. Good morning. Take patience, please. Sorry, scusate. Buona giornata. Le 4:30 del pomeriggio nel gioco. Andiamo a prendere la sega. Let's take the soup.
Mi sa che devo abbattere pure questo. Allora, se va qua, va dritto così. Ed esce qua. Ok. Facciamo il pieno. Let's review. Andiamo a recuperare i tronchi tagliati. Sai che c'è di nuovo? Questo lo lascio qua vicino alla sega. Almeno recupero un po' di spazio qua. E qui posso, in maniera decente, caricare i tronchi di legno sull'auto, su il keep the tank here the so and I will bring more wood block, wood locks for loading the car. Sorry for my bad English. I know my English not perfect. Pronunciation. Not anyone understand my language, I know. But if I speak in Neapolitan, you will not understand anything. Just kidding. Ah, c'è anche una tempesta. Windstorm. Ah, e questi qua mo. Facciamo così. Ai ai ai. Questa è una vera e propria tempesta. Anche altre volte ho lavorato con il cattivo tempo. This is not the first time that I work with the bad weather. Un malo tempo.
Just looking for 8 p.m. We have to hope that the new day will be a better day. Ciao Nonsense, benvenuto alla live. Grazie mille. Eccoci qua, scusami se ti ho letto con un po' di ritardo, ma questo gioco qui è davvero impegnativo. Anche tu giochi a Ranch Simulator o non è il tuo genere di gioco? Mamma mia, che tempesta. Ok, andiamo a dormire e speriamo di risvegliarci con un giorno migliore. Domani sarà un giorno migliore, vedrai. E se si è visto. Vabbè, sicuramente. Oh. Mamma mia, che tempaccio. Oh, frate tuo, e caia. Andiamo a recuperare questi che stanno un po' più lontano qua. Per coloro che guardano la live, nel caso in cui io non dovessi accorgermi che state scrivendo in chat, utilizzate i sound alert gratuiti che ho messo a disposizione, in modo tale, insomma, da attirare la mia attenzione nel caso dovessi essere molto molto concentrato. Grazie. So in case I will not give you a fast answer during a live stream, please feel free to use the sound alert. There are a lot of free sound alert, because anytime and sometimes so often I am very very concentrated. Okay, so I always apologize for this. Thank you for compensation. Ma che ha detto Dabbola? Boh. Grazie per la vostra comprensione.
if you understand the meaning of loving. Eri la reginetta di tutta Baia Domizia Patrizia. Si può fare, si può fare, si può prendere o lasciare, si può fare, si può fare. Na, 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 na. Angelo Branduardi, se non ricordo male. Si può fare, si può fare, si può prendere o lasciare. È tutta una zazuela. 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 A, E, I, O, U, Y. A, E, I, O, U, Y. Ed io per conquistarti facevo buffo uccello. Per essere notato facevi tuffa cuffa. Per chi non sapesse cosa significa tuffo a cufaniello, sarebbe il tuffo a bomba, quello che in gergo si chiama tuffo a bomba. Rilassatevi. Con le live di Dub Logistica. Il soft gaming. Che sono su Dub Logistica. Hashtag soft gaming. Che qui però devo liberare ancora il passaggio. L'amore è quella cosa che quando è corrisposto diventa la più potente medicina della tua sofferenza. When you are beloved and you love, you are loved by a person. Kind of happiness is the most powerful medicine for the happiness. Finito qua. Allora, dunque. Se io arrivo da qua.
Questo gioco apparentemente può sembrare banale, ma bisogna avere la capacità di organizzazione, di organizzare bene le attività. This game will appear not so will appear so easy, but it's not easy at all, because you must have the you must have the capability of managing the activities and to know what to do. Ah, ma qua c'è ancora, ma che stupido, c'ho la macchina qua, ai ai ai. I was forgetting that I have the car. E dai, carichiamo così. Ok, quasi. Nice, so I have to refill the soup. Then we will go. Cutting other wood logs. Master Chase, Caspiterina. He was switched on. Non voglio tagliarne. We have a lot of wood.
anche se sembrano tante, in realtà non sono sufficienti. However, you can think that there are a lot of food plates. There are not enough for building the entire structure. Ancora da annoiare. There are a lot of wood blocks to cut. Assai, assai. Chissà se riusciamo a fare a meno una piccola parte della struttura. Altri tre pezzi e poi iniziamo a continuiamo a costruire. Wood logs. Left, then we will go on building our laboratory.
laboratory. Ne abbiamo veramente tantissime, ma non sufficienti, per numero sufficiente per costruire l'intera struttura. We have a lot of wood plants, but not enough to build the entire structure. Rilassati, relax, take it easy, dico, abbiamo passato l'intera giornata a tagliare legna. We passed the entire day cutting wood. Iniziamo a trasportarle un po' a mano. Sta nevicando. It's snowy. Thank you.
pieno inverno. Che non lo prende. Ah, forse ho capito perché. Se non costruisci le fondamenta, dove si appoggia il muro sull'aria? I was forgetting that before building the floor, I must build the base and the wall. Allora, vediamo un po'. Ecco qua. Ok. I was right. Was jumping, not laughing for the ambulance, just laughing about what I am doing. Andiamo a dormire, let's go. Sleep. Yamma shakuka. Let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow, let it snow, let it snow. Tico, 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 taco. Ce ne sarà ancora di legna da tagliare. Oh, ma qua? Quasi quasi. Facciamo un'uscita posteriore.
Ecco qua. Comincia a prendere un po' forma. Allora qui, arrivato a questo punto, mettere una bella porta qua, ecco qua. Tagliare ancora un po' di legno qua. Allora, vediamo un po'. 6 pezzi. Eh sì, qui ce ne vuole un bel po'. Ce ne vogliono. Allora, prendiamo un attimo. La latta con la benzina. Ah, intanto però progettiamo anche il piano superiore qua. Allora qua ci vorrebbe un muretto basso, vediamo un po'. Mezza parete. No, questa è mezza parete, ma non mi piace, vediamo un po'. Una finestra. Sì. No, non voglio sprecare legno. Allora, vediamo un po'. Allora, qui più o meno ci siamo. Ok, direi di andare a tagliare quegli alberi là. Ah, questo entra nella text, quindi va questo qui, mio malgrado, va battuto. Questo pure. Questi tre sono allineati e coperti. Quella talebano, buonasera, presidentissimo. Spero che tu non stia in chat da parecchio e che io ti abbia risposto dopo tanto tempo. Qualora fosse accaduto, ti chiedo umilmente scusa, ma sto un po' concentratino. Ah, perfetto, meno male. Ottimo, perché quando sono preso e soprattutto molto concentrato su quello che devo fare, a volte mi dimentico di dare un colpo d'occhio alla chat in live, quindi è per questo che mi sono un po' preoccupato. Ecco, benvenuto, anzi bentornato a casa. Torna a sta casa, aspetta te, come cita una bella canzone. Grazie, non tanto forse dal punto di vista, come dire, dell'outfit, ma mi fa piacere insomma che
questo nuovo modo di fare live di gaming stia piacendo, ecco. Grazie comunque per l'apprezzamento. So I was asking to my friend Talebano 77. He says that this live streaming is how to say elegant. It's a very relaxant. I don't know if I can see that, but so cool, soft cool. I'm just trying to invent another way to do streaming. Sì, in realtà volevo posticipare la live a stasera, cioè diciamo così nella seconda serata, però poi ci ho ripensato e siccome ho visto che la mole di lavoro qua era tanto, ho detto mi anticipo e me la sono presa un po' con calma, diciamo così, oggi. Ma tu uno stream, vero? Non sei tipo da streamer. Però amici che state guardando la live, anche se magari qualora, ottimo Talebano, la zappa storta, giusto se non ricordo male, devo capire bene, devo ancora associare, perfetto, ok. Please ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, please follow my friend La Zappa Storta on his channel. La Zappa Storta. The follow is for free. It's free, so take a follow and let him his channel grow up. A disposizione, presidentissimo, è. Tu lo sai, a meditation. Ogni tanto mi invento pure qualche parola inglese per fingere di saperlo fluentemente. In realtà forse questo esercizio mi servirà parecchio, perché quando ti occorre essere compreso, anche se diciamo così non è proprio il tipo di situazione che ti obbliga a parlarlo, però diciamo che quando hai la fortuna di avere persone che ti seguono che non parlano la lingua italiana, ecco che in qualche modo, per non farli sentire messi da parte, cerco di parlare un mezzo inglese, mezzo napoletano. So I was talking with my friend Talebano 77 about my bad English. I was saying that I am very proud to have you as follower on this channel, and that's why I try to speak English and so often inventing words. Allora, qua le
fondamento. Fondamento. Manca ancora poco. Questa in realtà è, non è una villa, non ho ancora costruita la casa perché sto, al momento sto ancora arrangiando, dormendo nella tenda questa qui, perché se avessi costruito la casa non avrei potuto costruire le stalle. E siccome nelle stalle ci vanno gli animalozzi e gli animalozzi producono l'argent, allora ho optato per una scelta un po' più drastica, diciamo così, e ho deciso prima di costruire le stalle e poi dopo più in là costruirò la casa. Ma al momento non se ne parla. E sto cercando di ottimizzare un po'. So my friend la zappa storta was joking, saying why I didn't build a kind of villa. I asked him that in this game is very important earn money first, building the stable and then build the house, because cost a lot of money and material too. So in this moment I cannot spend not in good way my money. Questo perché no? Ah, forse perché questa me la fa costruire. Ah, forse perché qua ci vuole il muro. Può essere. E beh, giustamente non si può appoggiare sull'aria. Vediamo un po' se da sotto me lo fa costruire. No, qua non ne vuole proprio sapere. Non mi fa ruotare né niente. Vediamo un po' se è così. No, qua non ne vuole proprio sapere. Perché? Forse non trovo il punto di attacco. Vabbè, vuol dire che ci attacchiamo. Allora, vediamo un po'. Dopo che si fa un po' più di nevica. E al momento apriamo un varco qua. No, ma io hai ragione, in realtà ci vuole tanto. È per questo che ho fatto il deposito grande. Però il materiale, diciamo così, questo qua del legno, poi ovviamente lo vado a prendere in altri punti. Sto cercando di dare almeno una piccola forma, diciamo così, alla mappa, senza radere a suolo tutti gli alberi.
È un po' difficile. Poi devo capire il perché non mi fa piazzare il pavimento lì, ma non è un problema. Anche perché la pedata, diciamo così, c'è il supporto subito dopo la scala. A meno che devo cambiare il tipo di scala, e questo mi viene il dubbio. È una cosa che poi vedremo dopo. Grazie Presidentissimo, buona cena. Anzi, buona carica batteria, buona continuazione a te, poi ci becchiamo dopo da te. La zappa storta. Please follow the channel, la zappa storta. Ciao Presidente, a dopo. Vediamo se fa costruire il pavimento. Qui no, qui nemmeno, perché? E allora qui mi sa che devo cambiare scala. Niente. Devo andare a controllare.
gli animaletti come stanno? Devo andare a controllare la calienda. Calina, calina. Ok. C'è tutto. Andiamo a controllare la calina. Let's check the chicken. Ok. Bene. Siamo arrivati al termine di questa live. Grazie per essere stati con me anche in questo mercoledì. Vi ricordo che il video di Ranch Simulator su YouTube è disponibile il venerdì. Nei link in descrizione, sia su Twitch che su YouTube, troverete il link dei miei canali social, il link per acquistare il gioco scontato. So, thank you so much for watching this video, this live. You will find this video on YouTube on Wednesday. In the description on this video, you will find all links about my social media and a link where you will a link where you can buy this game discounted. Thank you so much for behind here. Nel link fra il link in descrizione ovviamente troverete anche il link per acquistare Ranch Simulator scontato. So thank you so much for watching this video. Thank you so much and stato buono. Ciao ciao.